un video spot montato ad arte con tanto di musica e il racconto della giornata dell'arresto di Cesare Battisti, un video su cui ora grava la disapprovazione da parte dell'autorità nazionale garante dei diritti dei detenuti, con la richiesta al ministro Bonafede di rimuoverlo subito. Autore del video, l'entourage del guardasigilli, che prima lo ha postato sul suo Facebook privato, poi da lì, lo vedete, è finito anche sul sito istituzionale della rivista ufficiale del Ministero della Giustizia. Un video che viola la legge italiana secondo cui chi viene trasferito in carcere non va esposto a nessun tipo di curiosità e nemmeno di pubblicità. Non solo perché le operazioni di comunicazione devono essere sempre rispettose della dignità di ogni persona, e questo, diciamo, chi ha compiti istituzionali deve tenerlo molto, 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 come dire, come cardine del proprio lavoro, ma anche perché la comunicazione istituzionale costruisce cultura nel sociale, e se noi costruiamo una cultura nel sociale che usa termini come marcire, che concepisce un'operazione doverosa di polizia, la fa percepire come un'operazione da, diciamo, da cattura di una preda, eccetera, noi costruiamo nel sociale delle culture che determinano rabbie, rancori. Il garante richiama le istituzioni anche sull'uso del linguaggio. Ovviamente questo dovrà marcire in galera fino all'ultimo dei suoi giorni. Ricordando che l'espressione marcire in carcere è in conflitto con la legge italiana, per la quale la finalità del carcere non è soltanto punitiva, ma anzitutto rieducativa. Perciò il garante ricorda ad esempio la battaglia fatta per non inquadrare i detenuti con le manette ai polsi. Bene, allora in qualche modo era più un richiamo agli operatori dei media. Oggi mi sembra essere diventato un richiamo, e purtroppo l'ho dovuto fare, a chi ha invece compito istituzionale. Quel video va rimosso, insomma? Quel video va rimosso, secondo me. O comunque va fatto capire che le voci istituzionali di questo paese non sono tutte concordi con quella presenza di quel video sul sito della giustizia. Quantomeno c'è un elemento di garanzia che ricorda quali sono i valori della Costituzione.